Cari amici, ben arrivati a un nuovo video nel quale avete letto dal titolo parliamo dell'autofocus della Panasonic S5. Però prima di esaminare tutti i test che abbiamo fatto per verificare l'efficacia dell'autofocus della Panasonic S5, vi ricordo di iscrivervi al canale, un canale dedicato al mondo della fotografia e del videomaking. Potete trovare non soltanto recensioni e test, ma anche tutorial, approfondimento sui grandi maestri della fotografia. Insomma, veramente tantissimo contenuto e tra l'altro di grande quantità, perché se voi andate sul canale, provate a vedere sulle varie playlist, ci sono quasi 400 video, forse anche più di 400 video, quindi tantissimo materiale. Per questo vi invitiamo a iscrivervi e soprattutto anche a spuntare la campanellina in maniera tale da rimanere aggiornati, perché ogni settimana faremo uscire 3-4 video, insomma, quindi veramente tanta tanta quantità di informazioni legate al mondo della fotografia e del video. Ti ricordo anche che in descrizione a questo video ti lascio il link ai nostri corsi online, dallo scatto alla stampa fine art, il corso bianco e nero fine art. Ultima premessa prima di iniziare a parlare proprio della Panasonic S5, dell'autofocus e insomma di come si comporta l'autofocus della linea S, insomma delle Panasonic full frame, voglio fare una precisazione doverosa. Tutto ciò che diremo nel bene e nel male è la nostra opinione, frutto dei nostri test. Non abbiamo nessun tipo di accordo con Panasonic, le fotocamere sono nostre, le abbiamo acquistate noi, non ci sono state inviate da Panasonic, quindi non abbiamo in sostanza nessun tipo di secondo fine da questo punto di vista. Detto questo, perché abbiamo diviso la recensione della Panasonic S5 in due, diciamo, tranche, in due parti? Allora, solitamente noi facciamo un video unico in cui c'è sia la qualità d'immagine che l'autofocus. Faremo un video ovviamente relativo alla qualità d'immagine della Panasonic S5, quindi in sostanza del sensore della S1, S5, il sensore è praticamente lo stesso, però abbiamo voluto separare questa volta la recensione perché immagino che anche tu, insomma, se ti interessa un po' il prodotto, avrai fatto un po' di ricerca su internet, su YouTube, e avrai visto diversi YouTuber, soprattutto stranieri, che parlano bene della macchina, ma anche si lamentano delle performance dell'autofocus. Autofocus che ricordiamo, quello dell'S5, è molto 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 simile a quello dell'S1 e dell'S1R, secondo quanto detto da Panasonic, che è semplicemente più aggiornato, quindi agli algoritmi più recenti, algoritmi che poi verranno implementati anche a breve tramite firmware sulle linee S1 e S1R, per cui quello che vedrai in questi test varrà praticamente anche per l'S1 e per l'S1R. Allora, noi ci è sempre sembrato un po' strano quanto detto, quanto visto, quanto detto insomma da diversi YouTuber, influencer, eccetera, eccetera. Perché ci è sembrato strano? Perché l'anno scorso facemmo un video, una recensione proprio sulla Panasonic G9. E francamente, dopo l'aggiornamento firmware, no? Non so se sapete, insomma, Panasonic G9 ha subito un aggiornamento firmware importante e devo dire la verità, rimanemmo favorevolmente colpiti dall'efficacia dell'autofocus della Panasonic G9, non soltanto come quantità di foto a fuoco, ma soprattutto per la precisione. Precisione, devo dire la verità, è più alta rispetto ad esempio ai classici sistemi a fase, perché molte fotocamere hanno sistemi autofocus iper performanti, ma se poi voi andate a ingrandire al 100% l'immagine, vi accorgerete che in realtà non è proprio la messa a fuoco, a volte non è proprio perfetta, cioè è molto vicina alla perfezione, ma non è proprio perfetta. Mentre con la G9 rimanemmo appunto colpiti sia dalla quantità di foto a fuoco, quindi dell'affidabilità, diciamo, ma anche dalla precisione. E quindi ci è sempre sembrato strano che fotocamere di un livello ovviamente superiore alla linea G, quindi la linea S e la linea full frame, insomma, avessero delle performance, secondo alcuni, così scadenti. E quindi abbiamo detto bene, è arrivato il momento di approfondire questo sistema, insomma di cercare di toglierci questi dubbi. E così abbiamo fatto, faremo diversi test, 6 test per l'esattezza, in cui verificheremo l'autofocus continuo, l'autofocus singolo, ma anche l'autofocus continuo, il tracking, il riconoscimento del volto, il sistema zona, quindi diversi test. Ci tengo a precisare, lo dico sempre, che quello che vedete a video è semplicemente una sintesi, è un esempio per farvi capire quanto è efficace o meno l'autofocus. Noi prima di fare il video facciamo decine e decine di test in diverse circostanze per
capire intanto come funziona il sistema autofocus e poi per farci un'idea più approfondita. Per cui ascoltate sempre le conclusioni ai video, non fermatevi a vedere semplicemente il test. Ascoltate le conclusioni perché le conclusioni sono la somma dei test che vedrete voi, ma anche di altre centinaia di test che abbiamo fatto insieme a Roberto per approfondire e verificare l'efficacia dell'autofocus. E tra l'altro, ragazzi, ci saranno anche delle sorprese. Vi dirò alla fine perché, secondo me, secondo noi, molte volte i video che vedete su YouTube relativi al sistema S non sono affatto attendibili. I YouTuber possono essere caduti in inganno e vi spiegherò perché, ma ve lo dico alla fine. Allora, a questo punto direi andiamo a vedere i test, partiremo dalla spiegazione un attimo delle modalità di autofocus che la Panasonic S5 in questo caso ci permette, come poter impostare l'autofocus e poi facciamo i test di verifica appunto dell'efficacia dell'autofocus continuo e singolo. Andiamo. Allora, cominciamo a vedere quali modalità di autofocus possiamo utilizzare per mettere a fuoco i nostri soggetti. Panasonic offre diverse possibilità, cominciamo dal primo, messa a fuoco precisa, che significa, ad esempio, se vedete il crocino, se io premo a metà e metto a fuoco, la macchina ci ingrandisce per un istante la porzione dove ha messo a fuoco per farci capire che effettivamente l'autofocus ha ingaggiato il punto esatto dove noi abbiamo posizionato, vedete il target, eccolo qui. E questo è molto molto comodo se dobbiamo fare ovviamente delle messe a fuoco di still life, ma anche volendo di macro, eccetera. Poi abbiamo l'impostazione classica della singola area. Vedete, posso spostare, posso ovviamente modificare l'ampiezza dell'area per essere più o meno preciso, ok? Tutto questo è sempre touch, ricordiamocelo. Poi abbiamo l'impostazione, un'area allargata, diciamo, questo qui è utile perché abbiamo l'area centrale sul punto dove noi vogliamo che venga messa a fuoco e poi c'è un'area intorno, nel caso in cui dove noi stiamo mettendo a fuoco la messa a fuoco è difficoltosa per mancanza di contrasto, controluce, eccetera, eccetera, a supporto entreranno i punti intorno all'area selezionata. Poi abbiamo la classica modalità zona ovale, ricordiamoci sempre che è possibile aumentare e diminuire l'ampiezza, ok? Facciamo in questo modo e come sempre possiamo spostare praticamente la nostra area come ci pare, anche questa ovviamente tutto touch. Poi abbiamo una zona quadrata, quindi lo dice il nome, insomma tutto molto intuitivo, anche questa si può allargare, diminuire, eccetera. Abbiamo l'impostazione zona verticale o orizzontale, noi possiamo variare, vedete, l'ampiezza dell'area. Questo è comodo se abbiamo dei soggetti che passano sempre in una determinata direzione, facilita molto l'autofocus. Tutte le aree ingaggiate, ok. Poi abbiamo la modalità tracking, quindi noi tocchiamo sul soggetto e se il soggetto si muove, la modalità lo segue, chiaramente dobbiamo essere in autofocus continuo. Ecco, vedete il soggetto Roberto si sta muovendo e il tracking ovviamente lo segue. E poi abbiamo il riconoscimento volti animali, noi possiamo attivare o disattivare il volto o animale, vedete che cambia l'icona, ok, lo vedete qui, e possiamo anche decidere che solo una determinata area deve funzionare l'autofocus appunto nel riconoscimento del volto per essere insomma ancora più precisi o selettivi. Quanto riguarda l'autofocus continuo, consiglio di utilizzare la modalità area allargata, più sta per diciamo plus, insomma area allargata, la modalità zona che può essere ovale oppure quadrata, eccetera. Così verticale, eccetera, l'ho fatto vedere prima, tutti quanti i punti, il tracking e il riconoscimento del volto. Allora, facciamo l'esempio del sistema a zona. Adesso utilizzo il sistema ovale. Vi ricordo che potete aumentare o diminuire la larghezza dell'area a seconda delle necessità. Adesso io lo tengo abbastanza piccolo come zona. In questo caso, ovviamente, sarà il fotografo a dover seguire il soggetto. Prova a muoverti, Roberto. Così come avveniva, come avviene, insomma, con la reflex. Ok, vedete? Dovete assicurarvi di tenere il soggetto nell'area che
che avete impostato e il meccanismo funziona perfettamente. Ovviamente potete anche col touch selezionare, prova a spostarti Roberto, anche se sono fermo mi sposto io col touch, quindi lo seguo man mano che si muove. Questa è una grande comodità da parte di Panasonic, ok? Quindi questo sono il modo per utilizzare il sistema zona. Adesso andiamo a vedere il tracking. Il tracking invece in questo caso sostanzialmente teniamo ferma la fotocamera, agganciamo il soggetto, ok, e provo a muoverti Roberto. Vedete che il quadratino del tracking, in questo caso l'ho puntato sul volto, segue Roberto all'interno del fotogramma senza nessun tipo di problema. Vedete, ok, ecco qua, fino alla fine dell'inquadratura. Perfetto. Ovviamente se noi vogliamo seguire, avere il tracking solo sul volto, selezioniamo la modalità volti. Vieni pure Roberto. Allora vi faccio vedere una cosa molto importante. Come vedete, la Panasonic ha selezionato un quadratino quadrato, allarghiamo un pochino, ecco, così si vede meglio, un quadrato lungo intorno al volto, e poi c'è una croce che indica su quale occhio sta mettendo a fuoco. Possiamo anche sovraesporre appena appena, così si vede meglio su quale occhio è stato ingaggiata la messa a fuoco. Attenzione, molti pensano che facendo così il sistema autofocus tracci normalmente. In realtà lo fa, ma non è affidabile al 100%, ed è uno dei motivi per cui spesso in rete si vedono errori o dicono che l'autofocus del riconoscimento del volto delle Panasonic non funzioni. In realtà occorre toccare e dire alla macchina di bloccare, di ingaggiare il tracking sul volto. Vedete, ci sono quattro lineette intorno ai lati del quadrato. In questo momento il tracking è affidabile alla grande, poi faremo due test per farvi vedere quanto l'affidabilità appunto del sistema. Quindi mi raccomando, attenzione, molto spesso le persone non sanno che devono effettuare questo locked, insomma questo blocco sul volto, e quindi commettono l'errore di lasciarlo praticamente libero. Il blocco può essere fatto sia con toccando col dito sul touch oppure premendo il joystick. Allora ragazzi, andiamo a vedere quali sono le impostazioni che noi possiamo utilizzare per rendere più performante il nostro autofocus continuo. Lo vedete, siamo nella prima schermata macchina fotografica, modalità focus, e poi entriamo dentro. Allora, vedete che Panasonic ci dà già dei sorta di preset, ci dice sotto a che cosa possono essere utili. Ad esempio, l'impostazione 1 è adatta per situazioni abbastanza versatili, quindi è una sorta di modalità standard. Possiamo mettere impostazione 2 e ci dice consigliata per situazioni in cui il soggetto si muove a velocità costante in una direzione. Quindi vedete, è molto utile l'help che ci dà Panasonic. Impostazione 3, impostazione 4, e poi noi ovviamente possiamo anche andare a personalizzare tutti i parametri. Se noi entriamo dentro, noi da qui possiamo ovviamente andare a variare diciamo le impostazioni di default che Panasonic ci dà. Allora adesso imposto la modalità autofocus continuo e il sistema zona, quindi vediamo come funziona l'autofocus a zona. Selezioniamo l'area che ci interessa, la grandezza dell'area. Ok, andiamo a fare la nostra foto. Vai. Allora adesso impostiamo autofocus continuo tracking, quindi io starò fermo e sarà Roberto a doversi muovere. Ok, allora Roberto.
Allora ragazzi, adesso andiamo a verificare il riconoscimento del volto, quindi Roberto si muoverà in maniera random, io aggancerò chiaramente il volto di Roberto e vediamo e farò una raffica, vediamo se le foto sono a fuoco oppure no. Poi Roberto starà fermo e sarò io a muovermi, ad avvicinarmi, allontanarmi, chiaramente avrò sempre il volto agganciato, quindi con il riconoscimento attivo e questa è una cosa molto utile perché se noi vogliamo, tipo in un matrimonio, abbiamo a fuoco gli sposi o lo sposo o la sposa e vogliamo muoverci liberamente intorno ai soggetti, allargare l'inquadratura, stringerla, senza dover ogni volta rifocheggiare, quindi con una grandissima libertà creativa e soprattutto in termini di composizione. Allora andiamo a verificare il comportamento dell'S5. Allora ragazzi, adesso complichiamo la vita alla nostra S5, l'autofocus delle Panasonic serie S, perché ho installato intanto il 100-400 mm Sigma. Ricordatevi che per sfruttare al 100% l'autofocus è importante la serie DN, che è nativa per mirrorless, quindi metterò la focale 400 mm. Riconoscimento del volto, Roberto è andato giù con la bici, verrà verso di me, ma anche muovendosi un pochino, e a un certo punto farà anche un passaggio laterale. Quindi verificherò sia il cosiddetto body tracking, cioè in sostanza l'autofocus riconosce la sagoma di Roberto con la bici, e poi a un certo punto, quando si avvicinerà, riconoscerà il volto e traccerà il soggetto con il riconoscimento del viso. Quindi vediamo come si comporta. Farò una raffica e vediamo se le foto sono a fuoco. Andiamo. Vediamo adesso il funzionamento dell'autofocus singolo. Il faro sulla sinistra era la distanza minima di messa a fuoco del Sigma 2470-28DN. Vedete che la velocità è assolutamente elevata, praticamente istantanea, e non eravamo in condizione di luce ideale, era comunque una luce piuttosto scarsa. Quindi funzionamento davvero molto molto veloce e soprattutto perfetto, preciso, mai una foto non perfettamente a fuoco. Qui abbiamo complicato ulteriormente la vita al nostro sistema autofocus, condizione di luce veramente scarsa, praticamente luce di candela, e vedete che sicuramente c'è un decremento delle performance, ma comunque è sufficientemente rapido. Si può aumentare un pochino la velocità ampliando l'area di messa a fuoco, come vedete in questo caso, che comunque rimane, a mio parere, assolutamente usabile. Ma la cosa interessante è che, evitando vicino lontano, ma una volta focheggiato sul soggetto, se si vuole rifocheggiare, praticamente la messa a fuoco è veramente istantanea. Quindi grandi performance anche in F singolo da parte della Panasonic. Ok ragazzi, adesso siamo in modalità video, ovviamente lo vedete, riconoscimento del volto ricordatevi di attivare il tracking sul volto. Roberto, inizia pure a muoverti, adesso facciamo una sorta di carrellata a precedere, vediamo come funziona. Io tengo sempre una sorta di piano americano, che mi sto muovendo, i movimenti miei sono piuttosto pessimi come videomaker, ma insomma l'importante è vedere la macchina come si muove, che mi sposto anche un pochino. Quindi su tutto il fotogramma vediamo se il volto rimane agganciato. Dietro siamo anche una sorta di controluce. Oggi l'autofocus si è messo a dura prova perché vedete che la luce è piuttosto piatta. Roberto adesso va di schiena. Eccolo qua, io lo seguo, quindi una carrellata a seguire. Mi fermo, vediamo Roberto. Adesso è andato l'autofocus in body tracking, cioè ha riconosciuto Roberto. Adesso se mi avvicino, Roberto si gira. Boh, è andato di nuovo in modalità
riconoscimento del volto, che mi avvicino a Roberto, mi allontano, mi avvicino di nuovo, mi allontano, vediamo se l'autofocus tiene. Ok, mi avvicino. Allora ragazzi, adesso sono con l'S5 in modalità, lo vedete, vlogger, diciamo così, perché l'S5 si presta anche a questo tipo di lavoro. Sono col 20 mm, quindi un po' di distorsione ovviamente c'è, è inevitabile. Io ho lasciato l'impostazione diciamo standard, ma si può regolare la sensibilità dell'autofocus e si può regolare anche la velocità, quindi se io mi avvicino e mi allontano al soggetto, quanto deve essere veloce a effettuare, diciamo, la transazione. In genere nel video si preferiscono transazioni abbastanza morbide, insomma delicate, però si può regolare la velocità. E invece è molto importante regolare la sensibilità, perché la sensibilità, se è troppo elevata, si possono verificare quei fenomeni di hunting, no? di pompaggio, dipende da quel valore lì, da quel parametro lì. Quindi lo portate, lo riducete e così avete risolto praticamente il problema. Allora adesso vedete, sono in modalità selfie, il riconoscimento del volto l'ho attivato in modalità tracking, mi sta seguendo tranquillamente, insomma direi che funziona. Ben arrivati, eccoci alle conclusioni questa volta veramente importanti. Allora, io immagino che vi siate fatti un'idea. Ora qualcuno, lo so già, sono nella vostra testa, ma Roberto si muoveva abbastanza lentamente. Intanto vi sembra che si muovesse lentamente, in realtà non è poi così, è vero. Seconda cosa, abbiamo fatto, ripeto, tanti test molto complicati e vi posso garantire che quello che vedete e le conclusioni che adesso vi dirò sono assolutamente, come dire, affidabili. Poi ovviamente la nostra opinione, dovete in parte fidarvi se volete, se no, fate come vi pare, fate voi i test e condivideteli, così possiamo imparare anche noi qualcosa. I test, tra l'altro, che facciamo, lo sappiamo bene cosa mette in crisi un sistema autofocus. Qualcuno dirà: sì, ma io nella caccia fotografica, ad esempio, non sono attendibili. Probabile, noi non siamo fotografi naturalisti e non vogliamo cimentarci in giudizi e pareri su generi fotografici che sono molto tecnici, e oltre all'abilità, oltre alla capacità del mezzo fotografico, c'è tanta l'abilità del fotografo. Siccome noi non siamo specialisti in questo genere, non vogliamo sparare delle cose che poi non sono corrette. Per cui abbiamo fatto dei test per situazioni, diciamo, che includono il 90% delle esigenze, diciamo, del fotografo, che sicuramente le cui conclusioni possono andare bene per il 90% dei casi o dei generi, insomma, fotografici. Allora, detto questo, cosa ne penso io, ne abbiamo parlato tanto con Roberto, dell'autofocus della linea S, quindi S5 in questo caso, ma anche S1 e SR. Ci tengo a precisare che abbiamo anche un S1 che stiamo utilizzando. Allora, intanto la cosa che ci ha fatto molto piacere è vedere che con le ottiche Sigma della linea DN, mi raccomando, l'autofocus è praticamente paritetico o molto 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 vicino a quello delle ottiche native Panasonic. Questo è un'ottima notizia, perché sapete che le ottiche Sigma costano decisamente meno rispetto alle ottiche Panasonic in linea generale. L'altra cosa che ci ha colpito tantissimo e che secondo me porta sul podio rispetto a qualsiasi altro sistema autofocus da noi provato è la precisione dell'autofocus, cioè la messa a fuoco. In alcuni casi magari si possono perdere delle immagini, ma quando è a fuoco è veramente a fuoco e l'occhio è stra nitido, è veramente pazzesca la nitidezza che si riesce a raggiungere, insomma la precisione in sostanza dell'autofocus, veramente veramente nitido, preciso, affidabile da questo punto di vista. L'altra cosa che ci piace, che per quanto ci riguarda lo rende il sistema autofocus superiore a diversi brand, mirrorless parlo, è l'autofocus singolo, molto molto veloce, molto preciso, sia in buona che in scarsa luce. Quindi questo è un altro plus importante del sistema autofocus della linea S, S5, S1, eccetera. Per quanto riguarda l'autofocus continuo, vi possiamo dire che è molto 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 buono,
molto meglio di quanto tanti youtuber e simili, insomma, ci dicono, vi raccontano, è veramente buono. In autofocus a zona è praticamente perfetto, cioè funziona veramente veramente bene. In autofocus tracking funziona molto molto bene. Avete visto qualche immagine, potreste rischiare di perderla, dipende dalla velocità e dalla tipologia del movimento, ma insomma è molto affidabile. Con l'autofocus del volto, per quello che è stato concepito l'autofocus del volto, cioè fotografia, diciamo, reportage, ritrattistica, eccetera, è estremamente affidabile. E soprattutto è estremamente preciso. È adatto per la fotografia iperdinamica, cioè per fare, non so, fotografia sportiva, l'autofocus del volto, secondo noi no. Cioè è un autofocus pensato, ripeto, per la reportagistica, non so, fotografia di matrimonio, per la ritrattistica dinamica, quindi situazioni sicuramente dinamiche. Avete visto anche la bicicletta, insomma, è stata tracciata con un 400 mm, se non voglio dire, però non è, a nostro avviso, pensata per la fotografia tipo sportiva. In quei casi noi sceglieremo o il tracking o il sistema a zona. Perché molti parlano male quindi dell'autofocus continuo? Allora, qualcuno magari che ha tantissima esperienza può lasciare dei commenti. Sono curioso, faremo ulteriori verifiche di fronte a se sono sensate queste obiezioni, diciamo queste osservazioni. Secondo noi, per alcune ragioni. Prima cosa, all'inizio abbiamo fatto anche noi test, avevamo il video esterno, sapete che si attacca con l'HDMI alla macchina, per farvi vedere come si muoveva l'autofocus, eccetera, no? Ci siamo resi conto, i risultati erano piuttosto scadenti e ci era sembrato strano perché io la fotocamera la stavo testando normalmente senza HDMI, insomma, prima di fare i test, diciamo, ufficiali per il video. E andava da Dio. Poi montavamo l'HDMI e mi sono accorto che stava succedendo qualcosa. In sostanza, cioè montavamo il video, il video monitor esterno. In sostanza, praticamente, quando si monta il monitor esterno, abbiamo notato che le performance dell'autofocus, sia singolo che continuo, ma soprattutto continuo, calano drasticamente, cioè del 50%, del 60%. E secondo me questa è una, secondo noi questa è una delle ragioni per le quali spesso molti YouTuber sono, come dire, caduti in inganno, cioè attaccano il video esterno, che ormai, il monitor esterno, che ormai è normale, diciamo, per chi fa, questo mestiere, diciamo. E così come con tutte le altre fotocamere, non avendo magari il sistema, non avendo la fotocamera per un po' di tempo, non avendo fatto dei test approfonditi, non, sicuramente non ti viene in mente perché tu l'attacchi come hai sempre fatto con qualsiasi altra fotocamera e non sai che in questo modo stai castrando la potenzialità dell'autofocus del 50-60%. Ora, perché questo succede, francamente, ragazzi, non lo sappiamo. Cercheremo di metterci in contatto con i nostri referenti in Panasonic e vedremo se ci daranno una risposta. L'altro elemento che anche lì, diciamo, ci ha colpito è che il riconoscimento del volto, ad esempio, se non si clicca sul volto, quindi non si va a bloccare, praticamente il tracking sul volto, come abbiamo fatto vedere. Le performance, cioè l'affidabilità dell'autofocus con il riconoscimento del volto, calano in maniera importante, cioè c'è molto hunting, c'è molto pompaggio, c'è molto, il sistema ritenta costantemente di mettere a fuoco. Quindi io credo che questo sia un altro errore. Anch'io all'inizio, vedendo il quadratino, pensavo che era tutto a posto, che insomma fosse stato, che il mio viso fosse già stato agganciato. In realtà non era così. Poi bisognava toccare sul volto per poter dire alla macchina di rimanere agganciati appunto sul volto e di tracciarlo. Quindi questo potrebbe essere un altro motivo per cui molti possono essere caduti in inganno. E poi, ragazzi, l'altro motivo è anche legato alla conoscenza delle impostazioni dell'autofocus. Panasonic ha un sistema di autofocus molto evoluto, molto articolato, cioè non basta prendere la macchina, l'accendi e cominci a scattare. Sì, cioè funziona, per amor del cielo, è già in grado di darti delle ottime performance, ma potresti avere problemi, ad esempio, di pompaggio nel caso del video, quante volte
avete visto video in cui si vede l'effetto no, pompaggio. Questo qui abbiamo scoperto, grazie anche alla collaborazione con Simone, che ha utilizzato Panasonic per tantissimo tempo, che è legato alla sensibilità dell'autofocus nel video. Cioè, se tu la sensibilità la riduci, automaticamente si riduce tantissimo, anzi scompare praticamente del tutto questo effetto pompaggio, no? Questa ricerca continua dell'autofocus. Quindi, in sostanza, ragazzi, come sempre, per poter valutare a fondo un autofocus, insomma, ci vuole del tempo, ci vuole dell'esperienza, soprattutto per sistemi molto evoluti, molto articolati come quello di Panasonic. Quindi noi crediamo che queste siano state le ragioni per le quali molti YouTuber, insomma altre persone, sono caduti in inganno relativamente alle performance dell'autofocus continuo dell'S5, ma anche di altre fotocamere della linea S e probabilmente anche della linea G. Allora, se vi è piaciuto questo video, mettete un like, fateci sapere cosa ne pensate, aspettiamo i vostri commenti. Ciao ragazzi!